La nuova giunta del Bono mette mano alla riorganizzazione della macchina comunale di Brescia, una cura dimagrante, come l'ha definita l'assessore al bilancio Paolo Panteghini. Riorganizzati i settori, accorpate alcune aree che passano da 12 a 8, da 102 a 68 invece le unità organizzative, modifiche anche al personale, nessun licenziamento, ma i pensionamenti e il freno sulle assunzioni porteranno ad uno snellimento dell'organico. Passeranno invece da 16 a 6 i dirigenti a tempo determinato. Da questo venerdì 12 luglio il primo dei tre bandi per le nuove posizioni spetterà al sindaco del Bono la scelta dei nuovi incarichi. Non licenziamo personale, già in questo momento non è una scelta di poco conto, e non andiamo a toccare alcuni istituti contrattuali che sono elemento di garanzia per il personale dipendente. Però è efficace perché è un'operazione di riorganizzazione piuttosto corposa, molto, molto incisiva, e raggiunge gli obiettivi che ci eravamo prefissi e che ho sempre dichiarato. I dirigenti passano da 42 a 32, le aree passano da 10 a 8 e già nel 2013 avremo un risparmio di 700.000 euro. Nel 2014 il risparmio passerà a 2 milioni di euro, nel 2015 il risparmio arriverà a regime a 3 milioni e mezzo di euro. Quindi si tratta di un'operazione seria, noi siamo in una stagione complicata e il Comune deve fare la sua parte per recuperare risorse, per garantire i servizi alle persone. Perché ovviamente molte persone che non hanno contratti a tempo indeterminato all'interno dell'ente, con tutta evidenza potranno essere demansionate, cioè sostanzialmente scendere rispetto alla graduatoria gerarchica nella quale sono, per cui una persona che oggi è dirigente potrebbe domani trovarsi in posizione organizzativa e quindi non essere più dirigente. Per quel che riguarda invece i contratti a tempo determinato, è chiaro che lì maggiormente abbiamo potuto incidere, invece lì passiamo da 16 a 6 e ovviamente alcuni non rientreranno più in organico dell'ente. Sindaco, nodo controllato. Questa è la primo tempo della riorganizzazione, intanto è stato un primo tempo rapido, noi in un mese abbiamo messo in campo subito la riorganizzazione del Comune senza perdere mesi inutili, perché vogliamo che già entri a regime già da agosto e soprattutto che avesse anche un'efficacia già da 2013 in termini di risparmi e anche di operatività. Adesso entreremo nella seconda fase perché non certo gli effetti li vedremo nel 2013, ma li vedremo nel 2014. Dobbiamo mettere mano anche alle controllate e alle controllate del Comune, perché anche lì c'è un'operazione di efficienza da fare, di smagrimento e snellimento di costi impropri che noi riteniamo di dover ridurre in maniera significativa.